In questo contesto, lo dicevamo in precedenza, un elemento di riferimento rappresenta poi il centro diurno Rosa Blu, no? Lo stabilimento balneare, insomma, che tra non molto aprirà i battenti, che rappresenta sotto questo punto di vista un unicum, no? A livello territoriale. Sì, sicuramente lo stabilimento balneare ad altissima accessibilità, la Rosa Blu, è un conseguimento molto importante. ANFAS Martinsicuro tiene molto a questa realtà che diciamo è stata inaugurata nel 2015 e che ha il consenso di tante persone con disabilità che possono, diciamo, trovare giusta risposta alle loro esigenze attraverso i servizi che sono nello stabilimento. Quindi lo stabilimento ad altissima accessibilità permette l'ingresso in acqua con apposite sedie a ruote, ha naturalmente diciamo tutti i servizi perfettamente accessibili e c'è anche l'elemento importante per i nostri ragazzi, anche per alcuni insomma che sono qui al centro diurno, dell'inclusione lavorativa, perché soprattutto quelli di loro che vengono dalla scuola alberghiera ma anche da altre scuole sono assunti e possono svolgere un'attività lavorativa soddisfacente in mezzo alle persone, con anche un'espressione di attenzione da parte degli stessi ospiti. E aggiungo che a breve, quindi nel corso della primavera, la struttura avrà un elemento di abbattimento ulteriore delle barriere, un elemento di accessibilità in più, perché con un progetto a cui ANFAS Martinsicuro ha partecipato insieme ad altre ANFAS d'Abruzzo, il Bike to Cause for Everyone finanziato dalla Regione Abruzzo, realizzeremo appunto il percorso per ciechi e ipovedenti, quindi è un elemento ulteriore dell'accessibilità della struttura.